Adesso invece vediamo qual è la situazione attuale. È esattamente al rovescio. Le relazioni coercitive verticali fra l'individuo e lo Stato hanno sostituito quelle volontarie orizzontali fra l'individuo e l'individuo. La società ha un assetto piramidale con al vertice il burocrate statale. E il modello del gentiluomo è stato sostituito dal modello del leccapiedi, il parassita, il lacchè, il portaborse. I beni pubblici e i servizi si dà per scontato che debba fornirli lo Stato. E addirittura che possa produrli soltanto lo Stato. Si dà per scontato che tutto muore tranne ciò che lo Stato fa vivere. Al posto del modello del gentiluomo abbiamo il suddito, incapace di distinguere fra solidarietà e coercizione, concepisce l'aiuto degli altri soltanto mediante lo Stato e l'imposizione, l'aiuto agli altri. È la distruzione di quella economia civile che ha raggiunto l'apice durante il periodo della laissez-faire, verso la metà e la fine del XIX secolo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, dove c'era una proliferazione straordinaria di organizzazioni e istituzioni filantropiche. L'estensione dello Stato sociale ha causato il declino nelle attività di carità private. Negli attuali sistemi democratici, i detentori del potere politico hanno la possibilità e gli incentivi a comprarsi legalmente i voti degli elettori, usando il potere coercitivo dello Stato per fornire sempre più servizi. Per farlo devono sottrarre sempre più risorse al settore privato e distorcere l'ordine spontaneo del libero mercato. I politici hanno bisogno di aumentare continuamente i servizi che offrono alla popolazione e lo fanno per mantenere e ottenere il potere. Però questi servizi costano e per pagarli i politici hanno tre canali coercitivi: le tasse, il debito pubblico e l'inflazione, cioè la stampa di moneta legale, nessuno dei quali però può aumentare all'infinito. Infatti non si può tassare oltre un certo livello perché a un certo punto i soldi degli altri finiscono, lo Stato non può indebitarsi oltre un certo livello, altrimenti perde la capacità di ripagare il debito e non troverà più nessuno disposto a fargli credito e anche l'inflazione monetaria non può crescere all'infinito, altrimenti il sistema economico crolla. Ora concentriamoci sulle tasse. In Italia, come in molti altri paesi socialdemocratici moderni, le tasse hanno raggiunto livelli molto alti e lo Stato ha difficoltà a finanziare i suoi servizi crescenti con nuove tasse. Ma naturalmente, si rifiuta di ridurre le proprie dimensioni e le proprie funzioni. Allora colpisce l'evasione fiscale, per cercare di dirottare sempre più risorse produttive verso le strutture parassitarie dello Stato. Per farlo mette in atto una campagna mediatica e normativa che fa leva sull'invidia delle persone e sulla strategia del divide et impera. Contribuisce in questo modo a sostituire la figura del gentiluomo, quel poco che ne rimane, con quella del delatore e della spia. Questo spiega anche come mai al progressivo decadimento economico si affianca anche un processo di decivilizzazione, cioè un processo di decadimento sociale oltre che economico. Infatti l'intervento dello Stato fa sostituire le relazioni volontarie orizzontali che stimolavano la figura del gentiluomo, le sostituisce con quelle coercitive verticali, che invece favoriscono e incitano a diventare leccapiedi, parassiti, lacchè, questuanti e delatori, causando il progressivo decadimento sociale.